Ciao, sono Patrick Sheriff, docente universitario di letteratura italiana e oggi vediamo in tre punti il primo canto del Paradiso. Per comprendere pienamente il quale è necessario conoscere il significato letterale dello stesso, su cui ho fatto un video specifico intitolato appunto Canto Primo Paradiso Riassunto. Prima di continuare, se trovi difficile il Paradiso di Dante, ti comunico che è uscito il mio libro completo di parafrasi, commento, riassunto e spiegazione di tutti i canti del Paradiso. Si tratta di una guida chiara e schematica che ti permetterà di superare tutte le tue difficoltà legate alla Divina Commedia. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. La prima cosa da dire riguarda il proemio, che rispetto alle due cantiche precedenti, ovvero all'inferno e al purgatorio, si presenta di gran lunga più ampio. Questa maggiore ampiezza è legata alla solennità e alla maestosità della materia trattata, di cui appunto Dante dice di essere il primo a poetare su tale argomento. Per questo motivo il proemio risulta più ampio e la solennità e maestosità della materia rende il compito di raccontare la visione paradisiaca molto difficile e un compito arduo. A ciò si aggiunge l'incapacità della memoria umana di trattenere la visione paradisiaca. Per questo motivo Dante tenterà a grandi linee di riportare quanto ricorda difficilmente dell'esperienza vissuta in paradiso. Per tutti questi motivi legati alla difficoltà della materia, il proemio del paradiso è molto più ampio, ma non solo. Tale proemio, infatti, non solo presenta l'invocazione alle muse, simbolo dell'ispirazione poetica, ma contiene anche l'invocazione ad Apollo, simbolo dell'autorizzazione divina. Infatti, Dante è consapevole che per descrivere il regno di Dio è indispensabile l'autorizzazione divina, l'ispirazione divina, il permesso di Dio. E a tal proposito, per trasmettere questo concetto, fa riferimento al mito di Apollo e Marsia, mito in cui si racconta che Marsia sfidò il dio Apollo in una gara di canto, perdendola, e per questo motivo, per punizione, venne legato ad un albero e scorticato vivo. Attraverso tale mito, Dante dunque ci trasmette la consapevolezza di aver bisogno dell'appoggio divino, dell'autorizzazione di Dio per trattare una materia come quella del paradiso. La seconda cosa da dire riguarda il trasumanare o transumanare di Dante. Attraverso questo neologismo si vuole indicare il superamento dei limiti della condizione umana al fine di poter accedere alla dimensione divina, una dimensione puramente spirituale che va oltre dunque ciò che è permesso alla condizione umana. Questo transumanare però significar per verba non si poria, ovvero non si può trasmettere, non si può spiegare attraverso le parole. E attraverso questo verso Dante ci vuole comunicare il tema dell'incapacità, dell'insufficienza del linguaggio poetico umano nel trattare, nel descrivere, nel raccontare certi temi puramente spirituali, certe esperienze che vanno al di là della sfera umana. Si tratta di un tema, questo, dell'impossibilità del dire poetico che ricorrerà a più riprese lungo tutto il paradiso. Il concetto di trasumanare, ovvero dell'elevarsi oltre i limiti imposti dalla propria condizione umana per poter accedere alla natura divina, è espresso da Dante attraverso il riferimento al mito di Glauco, in quanto il poeta, dal momento che l'idea di trasumanare non si può descrivere chiaramente in parole, vuole almeno darne un'idea a grandi linee attraverso il riferimento a questo mito. Nel mito di Glauco, infatti, Glauco, che era un semplice pescatore, per essersi nutrito di una particolare erba, divenne una creatura marina e un dio. La terza cosa da dire riguarda i due dubbi
di Dante. Il primo dubbio sorge mentre Dante e Beatrice stanno scendendo al cielo dal progressivo aumento della luce e del dolce suono delle sfere celesti, che rendono Dante curioso su cosa stia accadendo, il quale non comprende pienamente la situazione. E sarà Beatrice a spiegare al poeta che i due stanno appunto ascendendo verso il cielo. Il secondo dubbio invece riguarda la possibilità da parte di Dante, dotato di corpo mortale, di poter salire attraverso l'aria, e Beatrice dunque spiega, chiarisce questo dubbio al poeta facendo riferimento all'ordine dell'universo, universo in cui tutte le creature tendono verso il loro fine ultimo, e dal momento che il fine ultimo di tutte le creature razionali è Dio, per questo motivo Dante, ormai libero dal peso dei peccati e purificato, può ascendere naturalmente al cielo. Infatti è cosa naturale che ciò avvenga a Dante dopo che si è liberato di ogni impedimento peccaminoso e si è purificato, in quanto Dante è spinto dal suo stesso istinto naturale verso Dio, principio e fine ultimo di tutte le cose, Dio che si trova nell'empirico, verso cui appunto stanno ascendendo velocemente Dante e Beatrice, che dovranno attraversare per giungere all'Empirio tutti i cieli del paradiso. Con questo concluso, ti ricordo il mio libro sul paradiso disponibile su Amazon, trovi il link in descrizione, mi trovi anche su Instagram, iscriviti al canale e in bocca al lupo.